Vaccino anti-Covid-19. Ora prenotare è più facile. Se rientri in una delle categorie abilitate, vai sul sito vaccinicovid.gov.it oppure chiama il numero verde 800 00 99 66. Puoi utilizzare anche uno dei tanti sportelli Postamat o chiedere al tuo portalettere. Potrai scegliere il giorno e l'ora in cui vaccinarti in uno dei 5 centri dell'ASL: Teramo, Atri, Colonnella, Giulianova e Montefino. Ora prenotare è più facile. Kawa Caffè nasce dall'esperienza tramandata dal vending ed è un marchio Trematic. Capsule, cialde biodegradabili e presto compostabili per tutti i sistemi con tre miscele. Gusti forti e decisi, extra e crema. Kawa Caffè ha nel proprio catalogo miscele in grani e macinato da 250 grammi. Sede legale, Campovalano di Campli. Sede operativa a Teramo. Scale Picchio, telefono 0861 28 73 33. Sanic, dispositivi medici e di protezione individuale per il contrasto e il contenimento del Covid-19. Vendita a titolare di partita IVA di termometro frontale a infrarossi no contact, saturimetro, pulsossimetro, guanti in nitrile, gel disinfettanti, mascherine chirurgiche oppure FFP2, scudo facciale e occhiale protettivo. Tutti i prodotti sono a norma e certificati CE. Sanic.
Eccoci qua, ben ritrovati, zona dilettanti numero 28, siamo arrivati alla puntata numero 28, siamo in un momento in Serie D in cui sarebbe anche più semplice, come dire, fermarsi e aspettare un po' che tutto si rimetta in moto, perché la pausa che serviva in realtà per recuperare alcune gare si è rivelata, conti fatti, alla luce delle modifiche che poi sono state attuate negli ultimi giorni, una pausa vera e propria, pochissime le gare che sono state giocate in questi giorni, in questo primo periodo di stop che era stato proprio ideato per cercare di recuperare le gare. E così, vi dicevo, insomma, per noi forse sarebbe anche stato più semplice, approfittando anche di un momento, fra virgolette, anche di festa, cercare di riposarci un po', e invece continuiamo imperterriti, lo sapete, questa è la nostra linea, quella di continuare a parlare, a raccontare e a raccontarci questo campionato di Serie D 2020-2021, una cosa molto particolare quella che abbiamo vissuto quest'anno e che abbiamo continuato settimana dopo settimana, raccontando prima l'inizio del campionato, poi il periodo in cui c'è stata l'esplosione del contagio nella seconda ondata per ciò che riguarda il Covid-19 e poi via via la ripresa del campionato. Ora stiamo raccontando, dicevo, un periodo di stop, ma alcune cose sono successe sugli scudi in questo periodo in particolar modo e sotto i riflettori il Pineto. Abbiamo parlato qualche settimana fa, due puntate fa, con il direttore generale Gianmarino delle sorti del Pineto, di quello che era il percorso che il Pineto doveva affrontare. Questa sera torneremo proprio a parlare della squadra adriatica impegnata più di tutte in questo momento di recuperi, impegnata soprattutto nella giornata di domenica contro la capolista Campobasso. Lo faremo nella seconda parte di questa puntata, che vi preannuncio sarà anche più breve rispetto alle altre. Continuiamo, ma cerchiamo di ottimizzare i tempi. Dicevo, andremo a parlare nella seconda parte con l'allenatore del Pineto, Marco Pomante, che ha accettato il nostro invito. In realtà, insomma, lo inseguiamo da un po', ma proprio dal momento in cui era stato diciamo nominato ed era stato ingaggiato sulla panchina del Pineto. Ce l'avremo questa sera e con Marco Pomante parleremo proprio a 360 gradi di Marco Pomante, ma soprattutto di quello che è il momento del Pineto. Gli ospiti di questa puntata numero 28, uno è qui con me in studio, mi piace anche perché, insomma, ogni tanto stravolgiamo tutti i canovacci e i percorsi, perché è tornato Antonio Paoluzzi. Ciao, buonasera. Buonasera, buonasera a voi, grazie per l'invito. E bentornato, e anche grazie di essere oggi tornato. Oggi non c'è stata l'alternanza. Esatto. Non c'è stata la famosa alternanza. Salutiamo anche Federico Schiavoni, che tornerà con noi in presenza la prossima settimana, penso. Com'è che... sì, no, sicuramente la prossima settimana. Oggi abbiamo un impegno lavorativo, giustamente. Mi ha chiesto giustamente di sostituirlo, che aveva un impegno lavorativo, quindi non c'è stato problema. Grazie, grazie ad Antonio di essere ancora con noi. Con Antonio continueremo un po' il discorso che abbiamo, diciamo, lasciato alla fine dell'ultima puntata, quella numero 27 di venerdì scorso. È un piacere anche questa settimana ritrovare un amico in collegamento con noi, il secondo ospite di questa prima parte, perché collegato via Zoom, credo, o Skype, o comunque con i potenti mezzi della tecnologia, c'è il collega di Rete 8, Lorenzo Valeriani. Ciao Lorenzo, e grazie anche a te. Ciao Luigi, buonasera a tutti, un saluto particolare a Gilberto, che non vedo da tempo, e un saluto affettuoso e laziale, ma ti confermo come una brava persona, Antonio Paoluzzi. Grazie. Che poi, insomma, vediamo, come dire, il giorno dopo di una partita che per no, i colori... le battute sulla partita di ieri però terminano qui. Esatto, esatto. Diciamo solo che siamo nel post di una giornata, da una parte, diciamo, esaltante, dall'altra assolutamente... È un post primo set. Esatto. Bene, questo è il clima, insomma, che creeremo questa sera. Vi ho detto, si aggiungerà nel corso della puntata, o meglio, nella seconda parte di questa puntata, divisa esattamente a metà,
l'allenatore del Pineto, Marco Pomante. E allora, parlare di questo campionato in questo momento è comunque parlare anche a 360 gradi di quella che è stata la stagione, poi cercheremo anche di analizzare un po' i numeri. Io però anticipo, perché quello che mi viene diciamo naturale, no, come argomento iniziale, è di nuovo quello che abbiamo detto alla fine della puntata scorsa, e cioè ci siamo fermati, ma ci siamo fermati praticamente per creare una sorta di pausa, perché in realtà si è giocato davvero, davvero poco, e ha giocato il Pineto, ma era normale che fosse così, e a parte questo poco o altro. Sì, effettivamente la giornata di stop che si era paventata per far recuperare alcuni impegni è stata soltanto sfruttata dal Pineto, perché l'Agnonese non ha giocato con la settimana scorsa, non era scesa in campo, la stessa cosa era successa a Porto Sant'Elpidio, quindi purtroppo è stato un periodo, una scelta, sembrava giusta all'inizio, poi purtroppo non si è rilevata tale, ecco che poi ha dovuto oggi il calendario essere rimodulato nuovamente dalla Lega Nazionale Dilettanti, e quindi riproporre nuovi recuperi tutti quanti che vanno adesso da domenica a mercoledì si giocherà per i primi 15 giorni di maggio, ci saranno quattro partite, quindi domenica e mercoledì. Lorenzo, si è perso tempo in realtà, perché insomma questo periodo qua si poteva ottimizzare in altro modo, secondo te, perché a conti fatti insomma si è giocato davvero, davvero pochissimo, no? Era impossibile prevederlo, ma insomma anche questa settimana, anche nel comunicato di oggi, altri cambiamenti, si naviga davvero a vista, cioè praticamente a un metro davanti, no? Ma guarda, secondo me la questione Covid doveva assolutamente essere considerata sin dall'inizio, non ce lo possiamo nascondere questo. È vero che i calendari avrebbero dovuto avere una scadenza naturale, però sono d'accordo totalmente con quello che ha detto Gianmarino anche in alcune trasmissioni, quando ha affermato di poter tranquillamente giocare fino a luglio. Non c'erano scadenze così immediate, secondo me si poteva tranquillamente proseguire fino a quel periodo della stagione. È vero che è la voce di un dirigente che fortunatamente fa parte di una società talmente organizzata e forte anche economicamente, a differenza di tanti altri che invece forse hanno voluto un po' ottimizzare e accorciare i tempi per non incorrere in quei pagamenti che spesso e volentieri mettono in difficoltà tante società dei dilettanti ed anche società di Serie D. Quindi, però la questione Covid non esisteva solo sulla carta, insomma. Da questo punto di vista, Antonio, insomma, l'abbiamo detto tante volte, non c'è stata grande programmazione, perché in realtà era difficile averla, ma da questo punto di vista si è un po' navigato davvero, no? con una visuale condizionata certo da quello che è il percorso del contagio, perché a me questa cosa insomma di essersi fermati, e per esempio la settimana scorsa noi, per farti un esempio, non abbiamo nemmeno raccontato la giornata nella puntata del lunedì, per intenderci, perché la giornata praticamente non c'era. E ti chiedo, questa stagione può permettersi una giornata praticamente di stop? No, come diceva giustamente Lorenzo, se tu prevedi la fine dei campionati a luglio, allora puoi anche prevedere una giornata di stop come è successo domenica scorsa. Se invece tu, come giustamente diceva anche Lorenzo e diceva anche ha sottolineato Lorenzo, il fatto anche di questione di costi, tu cerchi di chiudere la stagione cercando di far giocare meno giornate, cioè non arrivare al mese di luglio, perché giugno, ricordiamo che per quanto riguarda la Lega Nazionale Dilettanti, gli emolumenti per i giocatori sono spalmati in 10 mensilità, quindi si parte da agosto del 2020 arrivare a giugno 2021, poi se si va a luglio ecco che scatta la mensilità in più, e quindi giustamente, come diceva Lorenzo prima, c'è la possibilità che qualche società che non sia organizzata, come può essere il Pineto, il Notaresco, il Campobasso, Castelnuovo, per farne alcuni nomi, perché c'è pure il Cinzia Balonga e altre società, che abbia delle difficoltà un po' più economiche per trovare una mensilità in più rispetto al budget, ecco che tu devi finire entro giugno. Però se devi finire entro giugno devi prevedere anche che le partite possono subire ancora rinvii da oggi fino a fine giugno, quindi poi quando le andiamo a recuperare? Io l'ho detto l'altra volta, io non credo che sia plausibile arrivare a fine campionato che il Pineto debba recuperare ancora qualche partita, essendo una delle squadre insieme all'Agnonese che ha più partite da recuperare, perché così sarebbe un campionato veramente falsato.
Non è così remota però, insomma, l'ipotesi che succeda questa, Lorenzo. No, io credo che il campionato in queste condizioni, ad oggi soprattutto, non è in grado di raccontarci la verità. Non so se a fine stagione otterremo i reali valori delle squadre in campo, però credo che affrontare l'Agnonese adesso o affrontarla o averla affrontata 3 mesi fa, insomma, non c'è un mare di differenza, ma c'è un oceano. Tra l'altro Pineto, che ha giocato con l'Agnonese, e se non erro tra 3 giornate va a riaffrontarla un'altra volta. Sì. La classifica ad alcune squadre sicuramente non rende merito, altre secondo me hanno approfittato del Covid, ma non per specularci sopra ovviamente, ma perché ovviamente il calendario poi ha subito degli incroci diversi che hanno permesso a determinate squadre di sfruttare casomai la stanchezza piuttosto che il poco riposo delle squadre avversarie. Ecco. Però io credo che questo sia stato un po' preventivato da tutti. Ad inizio stagione ho sempre detto, più che i valori tecnici, questa volta credo che la differenza la possa fare la situazione atletica, fisica e soprattutto mentale, perché è vero, il gioco più bello del mondo è il mestiere più bello del mondo, però allenarsi sempre, preparare la partita in un certo modo porta degli scompensi che nascondono poi o possono tirar fuori delle brutte prestazioni, come ad esempio non è stata forse una bruttissima prestazione, ma nella mia teorica schedina tra Agnonese e Pineto avrei giocato sicuramente il 2. Sicuramente sì, insomma, questa è stata già la prima sorpresa, no? di questo sì, però non è l'Agnonese di 3 mesi fa, ecco. Certo. Questo per tornare al discorso fatto in precedenza. Certo. Cioè, nel senso che anche Gianmarino diceva prima o poi qualcosa pagheremo, aveva, diciamo, instaurato e messo su una striscia di risultati importanti il Pineto, perché io poi controllavo la classifica, salire anche prepotentemente sembrava anche abbastanza alla portata, poi però capita una partita così dove in effetti ti trovi un avversario che nel frattempo, insomma, è tornato a essere un avversario ostico che magari qualche punto prova a metterlo su e prova magari... Guarda Luigi, ti do pienamente ragione e voglio aggiungere un'altra nota di una squadra che forse non è stata mai accreditata come una grossa squadra, chiamiamola così, ma in quel periodo di recuperi, se non erro, il Pineto ha perso solo col Tolentino. Sì. Tolentino che in quegli stessi recuperi ha fatto 4 gol alla capolista. Certo, ce la ricordiamo quella partita. Vero, vero. Cioè, quello è un periodo in cui la capolista ed il Pineto hanno avuto la sfortuna di incrociare un Tolentino che in quel periodo, in quella settimana, 10 giorni, era in straordinaria forma. Ecco perché dico, dipende un po', quando cambia il calendario con gli incroci e i recuperi, può accadere di tutto, come non è la stessa squadra il Giulianova, ovviamente. Adesso il Giulianova è un'altra squadra rispetto a prima. Certo, chi affronta il Giulianova adesso si trova decisamente una squadra più in palla, una squadra che ha un obiettivo, una squadra più quadrata. È ovvio che, insomma, non è una stagione normale. Guarda, io credo che ci sia anche poca chiarezza, scusami Luigi se ti interrompo. No, ci mancherebbe. C'è anche poca chiarezza sull'eventuale numero di squadre retrocesse direttamente. Sì. Perché o si palesano subito questi nuovi regolamenti, oppure non si capisce a che gioco stiamo giocando, perché come posso io, non so, approfittare di una finestra di mercato per gli svincolati, ad esempio, non sapendo qual è la mia fine o non sapendo qual è l'obiettivo che devo raggiungere. Secondo me bisogna palesare anche questa situazione sotto l'aspetto regolamentare riguardante le retrocessioni, perché cambia tutto, cambia tutta la classifica, cambia l'impegno, cambia
il valore di tutta la stagione. E su questa cosa non ci sono argomenti, no, e aggiornamenti nell'ultimo anno? No, i rumors parlano di, parliamo sempre di rumors, però quello che si paventava era di, vedendo che in eccellenza non sono ripartiti tutti i comitati regionali, quindi ci saranno meno società promosse, o si è pensato ad aumentare le promozioni dall'eccellenza a salire in Serie D per coprire le quattro che scendono dalla Serie D, oppure si è pensato di ridurre a tre, ma si è pensato di ridurre a tre le retrocessioni dalla Serie D, far retrocedere solo l'ultima, quindi dalla penultima alla quintultima fanno i play-out, e questi play-out scendono solo due squadre. Però questo è tutto sulla carta, è tutto su a voce, ma sulla carta non c'è scritto niente. Però giustamente diceva Lorenzo, non possiamo arrivare a due giornate dalla fine e prendere una decisione del genere. Bisogna farlo prima, perché anche perché in questo caso, sempre come diceva giustamente Lorenzo prima, ci sono delle società che o con le liste degli svincolati dove a prendere un giocatore perché devo puntare ad un obiettivo che oggi so per certo che se sono una la retrocessione diretta e sono quattro, io che sto terz'ultima faccio un ultimo colpo di mercato per tirarmi fuori proprio dalla zona play-out. Oppure c'è anche il discorso contrario, che alcune società che sono a metà classifica possono benissimo rilassarsi e potrebbero, come succedeva anche nei vecchi io chiamo vecchio campionato, sembra che sono passati 10 anni, insomma, campionato di due anni fa, che alle ultime 5-6 giornate purtroppo si era in presenza anche di quelle partite dove una squadra a metà classifica andava a divertirsi, a giocare ad un'altra contro la seconda o la prima, senza mettere il giusto impegno perché l'obiettivo era ormai raggiunto. Oggi non lo può fare nessuno, perché con le classifiche che abbiamo adesso, con non si sanno le retrocessioni, non si sa poi come vanno a finire i recuperi di tutte le squadre che devono recuperare dietro. Quindi oggi io sono quintultimo, l'Agnonese vince le 6 partite che gli rimangono, fa 18 punti, arriva a 20-24, ecco che me la ritrovo dove stare al Fiuggi, capito? Quindi è difficile pure fare una considerazione del genere. Eccola qua la classifica, grazie a Gilberto Marinozzi, come sempre puntuale in regia. Posso aggiungere un'altra cattiveria, Luigi? Assolutamente sì. Poi... una provocazione, ovviamente. No, non dimentichiamoci che i campionati di Serie D sono presenti nei palinsesti del calcio scommesse. Beh, questo è anche vero, perché... poi... quindi... Se leggiamo bene il regolamento è scritto in maniera chiara, fatecelo avere, fatecelo conoscere, perché credo che sia anche, insomma, un segnale di lealtà, un segnale di chiarezza anche nei confronti di chi ha la passione di scegliere la domenica di passare le giornate davanti al televisore o su internet per gioire di un gol che arriva da un altro tipo di campionato. Quindi credo che questo sia fondamentale, stabilire prima le regole prima di partire. Io direi che proprio in una stagione che di certezze ne ha date poche, e alcune incertezze insomma sono arrivate mano a mano, strada facendo, e il percorso poi si è adeguato, insomma, quello di capire quante squadre retrocedono insomma sia un fatto inderogabile da sapere insomma da adesso ad una settimana, non di più, perché io credo che insomma si riparte. Io me l'aspettavo dall'inizio, Dall'inizio sicuramente sì, cioè già parlarne e dire vabbè si cambia un po', quest'anno abbiamo visto di tutto, tu poi insomma segui l'eccellenza, potresti raccontarmi, no, di come è stata poi completamente stravolta delle soluzioni che si sono trovate, e vabbè e ci siamo, ma questa della retrocessione prima di iniziare quello che dovrebbe essere il rush finale, anche se di strada ce n'è ancora tanta, insomma sarebbe fondamentale e opportuno saperlo. No, ma io aggiungo pure una cosa, che poco, hanno avuto anche la prova d'appello, perché se io all'inizio a luglio dico retrocedono quattro squadre, come al solito, no? Le ultime due, poi le altre vanno a fare play-out, ne retrocedono due, però poi arriva a dicembre, fermo il campionato un mese per far fare recupere delle partite, a dicembre io faccio una riunione, un consiglio di Lega e dico allora che dobbiamo fare sulla retrocessione, hanno avuto anche la finestra di dicembre dove si è acuita la situazione, perché a luglio uno non aveva neanche il piano B di luglio, quindi a luglio dice facciamo un campionato normale, tanto il Covid è sparito, penso che abbiano ragionato così, ci sono le solite retrocessioni, ma poi tu hai visto a dicembre già ti parlavano che aprile ci sarebbe stata un'altra ondata, almeno a dicembre fai un consiglio federale e dici ragazzi ancora non finisce il girone di andata, perché il girone di andata è finito a febbraio, sì, non finisce ancora il girone di andata, decidiamo oggi di fare tre retrocessioni, due retrocessioni, una retrocessione, almeno un po' di chiarezza, diceva giustamente anche Lorenzo, ci sono... queste società sono quotate anche per il calcio scommesse. Il calcio scommesse è un gioco di Stato, perché parliamo di un gioco di Stato, non stiamo parlando di un vecchio calcio scommesse che si faceva una volta. Quindi anche qui deve essere tutelati i consumatori, perché lì vengono considerati come consumatori.
Certo. Credo insomma che ci sia anche fretta da questo punto di vista e, se volete anche il mio parere, cioè, se rimane tutto così forse è meglio, nel senso che lasciamo le cose come stavano. Però c'è il problema di vedere quante poi devi vedere in eccellenza, certo, quante ne fai salire, esatto, perché se scendono tot devono salire tot, siccome molti comitati non sono ripartiti o sono ripartiti a un numero ridotto. Quindi prima c'erano anche i play-off nell'eccellenza, dove la vincente dei play-off nazionali saliva, la vincente di Coppa Italia di eccellenza saliva, la Coppa Italia è stata annullata quest'anno in eccellenza, quindi anche quel posto è vacante. Non è nemmeno semplice insomma la soluzione, questo lo sappiamo tutti, ma bisogna fare in fretta per capire come funzionano determinate cose. Torniamo alla classifica, Lorenzo, perché insomma voglio anche da te il tuo racconto di quello che il campionato ha detto dopo 27 giornate diciamo di regular season, con al netto insomma di tutti gli asterischi e i numeri che ci sono, certo, a fianco di ogni squadra. Però tu che cosa ti ha raccontato questo campionato per le teramane, per le abruzzesi, ma anche in generale? Mi piace sapere insomma che cosa ti ha raccontato questa stagione. Ma guarda, io da diverse settimane, anzi forse sin dall'inizio di questo campionato, ho sempre valutato la stagione completa, e se valuto la stagione devo dire che quello che ha fatto il Notaresco o quello che sta facendo il Notaresco è qualcosa di eccezionale, nel senso che questa è una squadra che ha giocato due turni di Coppa Italia contro due squadre blasonate, Catania e Pescara, tra l'altro con quest'ultima ad un calcio di rigore dalla qualificazione per poi andarsi a giocare un altro turno a Parma, se non erro. E Notaresco che è a soli due punti dal Campobasso, ma Notaresco che ha perso i due scontri diretti col Campobasso, vuol dire che con le altre compagini la formazione di Epifani ha sbagliato poco o nulla. Dall'altra parte però il Campobasso ha secondo me qualcosa in più sotto l'aspetto tecnico, ma il Notaresco ha la forza di vincere le cosiddette partite sporche, cosa che forse la formazione di Gudini non è in grado di fare. E purtroppo credo che questa situazione abbia colpito anche un po' il Castelnuovo. Se la formazione di Di Fabio non va a mille, difficilmente riesce a portare a casa i tre punti. Quella di Epifani ci riesce, anche perché ha giocatori che fisicamente hanno qualcosa in più. Dall'altra parte il Castelnuovo, ripeto, secondo me se non gira come vuole Di Fabio, difficilmente riesce a portare a casa determinate partite. Pineto, che secondo me è ingiudicabile visto quello che è accaduto, ha avuto la doppia sfortuna prima del proprio Covid e poi del Covid beccato di riflesso con queste tantissime partite rinviate, ma sotto l'aspetto della rosa credo che sia una delle formazioni più forti, forse Campobasso, Notaresco e Pineto secondo me sono quelle più attrezzate come rosa, come staff tecnico e anche, e non è cosa da poco, come organizzazione societaria. Giulianova, che secondo me sta facendo il suo, è partita malissimo, adesso con l'avvento di Bitetto ha rimesso le cose a posto, e Vastese, che aveva fatto lo stesso con D'Addario, si è messa sui binari giusti, ma anche qui il Covid per ben due volte è andato ad attanagliare insomma le fortune della Vastese, che poi non è riuscita, diciamo così, a riprendere il ritmo di quelle giornate in cui si era riuscita a tirare fuori dalle sabbie mobili della bassa classifica. Però ecco, se devo dare un voto, sicuramente un 9 al Notaresco, 8 pieno al Castelnuovo, perché parliamo sempre di una neopromossa, e le altre, sufficienza per il Pineto, ma generata da questioni esterne purtroppo che hanno condizionato il campionato, e una media del 5,5-6 per Vastese e Giulianova. Tra le non abruzzesi, qual è la squadra che ti ha convinto di più? Adesso al terzo posto c'è ovviamente il Cinzia Alba Longa, che è lì e che fa insomma da terzo incomodo, che è andato, sì, a prendersi il posto che era del Castelnuovo. E a proposito del Castelnuovo, ti chiedo intanto in via prioritaria se secondo te la crisi di risultati, prima tu hai detto se non va a mille difficilmente riesce a portare a casa il risultato, ti chiedo se
Secondo te quella striscia si è interrotta nel momento in cui è riuscita a recuperare quei tre gol di svantaggio che avrebbero aperto, insomma, una sorta di baratro? Per te è finita lì la crisi, almeno dei risultati del Castelnuovo? A me il Castelnuovo non è mai dispiaciuto, innanzitutto perché attua un gioco che a me piace tantissimo, va sempre a cercare la vittoria e poi però naturalmente puoi incappare in giornate in cui gli altri sono più bravi a mettere il pallone in porta. Spesso e volentieri concretizza poco il Castelnuovo rispetto a quello che invece produce. Per tornare sulla prima domanda, a me è piaciuto tanto, ma piace tanto il gioco del Castelfidardo, perché se andiamo a valutare la rosa, credo che mister Lauro stia facendo un lavoro eccezionale e tra qualche anno me lo aspetto in categorie superiori. La delusione sulla carta, credo l'Aprilia, e anche il Rieti, perché forse le laziali erano quelle un po' più agganciate alle favorite. Cinzia Albalunga sta facendo il suo, però credo che ormai per la testa della classifica sia un gioco a due tra Campobasso e Notaresco. Grazie a questa grafica riusciamo anche a vedere che il Cinzia non ha nemmeno una gara da recuperare, quindi no. Credo, ecco, quella che mi ha stupito di più in positivo Castelfidardo sicuramente, e soprattutto il suo allenatore. Allora, io da questa grafica vorrei passare invece, per proiettarci poi su quello che sarà il discorso che andremo a fare con la presenza di Marco Pomante, su quella che invece sarà la giornata che vivremo, che prevede almeno ad oggi 5 gare, quindi ipoteticamente almeno ad oggi. Siamo abituati, per come siamo abituati è praticamente una giornata di campionato, perché insomma, abbiamo vissuto anche giornate con questo tipo di numero di gare da disputare e poi da parte nostra da andare a raccontare. Vediamo un po' la grafica di quella che sarà la domenica che andremo a vivere, che aggiungerà punti e ovviamente percorsi alle squadre. Non so se ce l'abbiamo pronta, magari ce l'andiamo per un attimo a vedere, perché da Antonio vorrei proprio, eccola qua, grazie ancora a Gilberto, con la partita clou che è Pineto Castelnuovo. Credo che Pineto Castelnuovo sia stata posticipata al 9, sì, se non 9 maggio. No, 9 maggio. Forse ci siamo hanno spostata perché hanno ricalendarizzato tutto. Il Pineto giocherà prima con il Campobasso. Pineto Campobasso, e questa qua è la grafica giusta. Da questo vedi che, come vedi, anche noi insomma ci siamo. Sì, no, è stato rimodulato perché il Pineto ci avrà prima il Campobasso, poi il Notaresco e poi il Castelnuovo. E credo che il Notaresco non giochi poi, tanto, perché delle teramane giochi solo il Pineto. Lorenzo, sbaglio, dammi una mano. Ma guarda, in ordine cronologico ti posso dire che c'è la partita del Pineto a Campobasso. Sì, poi quella ci sarà la partita Campobasso di Pineto. Notaresco. E poi mercoledì c'è il derby, c'è il Notaresco Pineto. E poi dopo ci sarà il mercoledì 9, ci sarà il 9, ci sarà. Mercoledì 9 ci saranno altri Pineto Castelnuovo. Pineto Castelnuovo il 9 maggio però. 9 maggio. Sì, 9. 9 maggio, esatto. Rimodulato un po'. Hanno rimodulato il calendario. Assolutamente. Però capisco Gilberto, non perché mio amico è compreso. Eccolo qua. L'abbiamo trovata. È un disastro, veramente. L'abbiamo trovata la grafica giusta. Come diceva Lorenzo prima, un disastro della Lega Nazionale 70. Sì, perché anche noi, insomma, ricordo quante volte siamo entrati dentro questa grafica per andare poi a cercare, no, di rimodulare e rimettere a posto un po' quello che è tutto il quadro dei risultati. Intanto è già pronto il collegamento Marco Pomante e tra poco lo andremo ad ascoltare. Aprilia Vasto Girardi, Porto Sant'Elpidio Recanatese, Campobasso Pineto, Monte Giorgio Fiuggi, Olimpiagnanese, Vastese, c'è anche la Vastese domenica in campo. Tra poco parleremo di Campobasso Pineto, nelle altre gare che cosa si può determinare. Mi piace immaginare, insomma, la Vastese impegnata in una gara adesso difficile, perché l'abbiamo vista, che comunque possa ripartire nel suo percorso. Dall'altra parte, insomma, ci sono anche scontri che possono anche
fra virgolette, determinare, no, la stagione, come Aprilia Vasto Girardi o, perché no, il percorso di recupero della Lega Canadese. Ma sì, Aprilia Vasto Girardi, sono curioso di vedere il Vasto Girardi dopo un lungo periodo di stop, perché sono molte partite che non giocava, quindi aveva, quando si è fermato era in una striscia positiva e stava facendo un grandissimo campionato con il mister Prosperi. Vediamo adesso che riparte da Aprilia. Aprilia ha bisogno sicuramente di punti, c'era stata, si era aperta anche quella crisi all'interno della società dell'Aprilia, dello spogliatoio, con l'allenatore che si pare che doveva essere avvicendato, poi è rimasto, ha fatto un pareggio domenica scorsa, quindi vediamo anche come si comporterà in campo la squadra dell'Aprilia, che ha bisogno di punti come ne ha bisogno il Vasto Girardi per rimanere agganciato alla zona playoff. Per quanto riguarda Agnonese Vastese, partita difficile per la Vastese, perché Agnone, al di là della squadra, come diceva giustamente Lorenzo, che non è la squadra di tre mesi fa l'Agnonese, ma anche lì è un campo un po' particolare, perché è un campo stretto, un campo corto, quindi non è facile, pure negli anni passati non era facile andare a fare i punti ad Agnone. E la Vastese poi è reduce da quando ha ripreso il campionato, è reduce da una sconfitta e un pareggio, quindi ha bisogno di ringranare un attimo, di ringranare e trovare subito i tre punti. Allora Lorenzo, prima di andare in pubblicità, velocemente, abbiamo raccontato un po' quello che è la particolarità e anche un po' quello che non è andato a livello organizzativo in questa stagione, però è una stagione che ci ha raccontato delle bellissime gare e anche una stagione tra virgolette interessante, perché anche questo quadro di recuperi, se noi lo andiamo a guardare, ci pone di fronte a una giornata di campionato tutt'altro che noiosa e tutt'altro che piatta, no? Da questo punto di vista comunque è un campionato che comunque ci stimola sempre un certo tipo di qualità, un certo tipo di interesse e un certo tipo anche di suspense per quelle che sono le sorti delle squadre, sia in testa che in coda. Sì, ma tra l'altro, rivedendo la schermata precedente, qui è difficile fare i pronostici, perché come diceva Antonio, Vasto Girardi alla prova di questa sosta, la Priglia con l'acqua alla gola, l'ultima secondo me chance per il Porto Sant'Elpidio per dare senso a una stagione contro una Recanatese che è tornata quella di un tempo, non di quella di questa stagione, perché non ha fatto benissimo. Pineto, che secondo me ha le carte in regola per fare il colpaccio a campo basso. Vedo Marco che cerca il ferro lì vicino a casa, ma io tra poco lo andremo ad ascoltare. Esatto. Monte Giorgio Terme Fiuggi, veramente non so dirti, anche se incocciati un po' mi ha deluso. E occhio alla Vastese, perché Agnone, oltre ad avere una squadra diversa, e non so se Marco Pomante poi ce lo potrà confermare, non si offendano gli amici di Agnone, ma ha un campaccio sotto tutti i punti di vista. Quello che dicevo io prima, infatti. Ha un campaccio. A un sintetico di gomma o qualcosa del genere, perché credo che sia una cosa da togliere da questa categoria. Poi non so, però ho visto la partita anche l'altra volta del Pineto, dei rimbalzi assurdi, pallone che cambiava traiettoria appena toccava il terreno, quindi insomma, certo, loro sono abituati e lì tra le mura amiche cercheranno di tirarsi fuori dalla bassa classifica, però veramente è un campo difficile sotto tutti i punti di vista. Ma secondo te ha chance l'Olimpia Agnonese di tirarsi fuori da quella striscia? No? Ma guarda, non so bene il calendario, però dopo la Vastese dovrebbe esserci il Porto Sant'Elpidio per l'Agnonese. Sulla carta... Sei gare da recuperare, no? Se non sbaglio. Sì. Sei gare da recuperare. Però io contro il Pineto non l'ho vista male. È vero che forse il Pineto non ha espresso il massimo della propria forza, soprattutto sotto l'aspetto tecnico. Alcune azioni potevano essere gestite meglio, soprattutto con troppi palloni persi che hanno un po' fatto respirare la difesa molisana. Però questa è una squadra diversa. Per la Vastese sarà una gara tostissima, secondo me, come per tutte le altre squadre che andranno a giocare ad Agnone. Immagino quelle che hanno giocato quest'inverno a quasi 1000 metri, poi Pomante ci dirà anche sotto l'aspetto dell'ossigenazione se ci sono stati problemi. Però il primo pericolo è il campo, perché davvero per chi ci si allena tutti i giorni è un conto, per chi va lì a giocare una partita ogni 4 mesi diventa ingestibile, secondo me.
E allora fermiamoci per la pausa pubblicitaria, l'unica tra l'altro a metà di questo nostro appuntamento, e poi ci tuffiamo nella seconda parte con la presenza dell'allenatore del Pineto, Marco Pomante. Tra poco. App Ultrapack, il parco giochi più grande della città. Nel centro di Teramo, oltre 1000 metri quadrati di puro divertimento. Area baby 0-3 anni, playground su due livelli, trampolino elastico, torre elastica, mega scivolo gonfiabile, area costruzioni. Vieni a scoprire i nostri servizi. Tickets pomeridiani da 0 a 12 anni. Baby parking per bambini dai 3 ai 10 anni. Dopo scuola dai 5 ai 10 anni. Feste di compleanno personalizzate ed esclusive anche a domicilio, bar e angolo ristoro. Cosa aspetti? Vieni a trovarci. Siamo aperti dal martedì alla domenica. App Ultrapack, via Lungofiume Vezzola 1 a Teramo. Telefono 0861 21 09 33 oppure 393 76 67 667. Noi continuiamo a parlare anche durante la pubblicità, sistemato il collegamento, e allora questa seconda parte e questo appuntamento di Zona Dilettanti, che come ha preannunciato ha come ospite principale dal punto di vista tecnico la presenza dell'allenatore del Pineto, Marco Pomante, che finalmente abbiamo con noi, che saluto con piacere. Ciao Marco, buonasera, benvenuto. Ciao, buonasera a tutti, ciao. Allora Marco, facciamoci questa chiacchierata a 360 gradi. Intanto grazie, insomma, di aver accettato questo invito. Dicevamo, insomma, anche durante la pubblicità, noi ti abbiamo inseguito subito, cioè appena
sei subentrato in panchina. In realtà, se sognavi un esordio da allenatore, credo che insomma così tribolato per cominciare la tua carriera non te lo saresti mai aspettato, no? No, questo sicuramente. Impossibile aspettarsi un esordio del genere, con tutte queste vicissitudini che mi sono capitate. Però diciamo che mi sto facendo le ossa, diciamo che sto attraversando quello che un allenatore normale attraversa per, dopo 10 anni di carriera. Io in 3 mesi di carriera ho attraversato diciamo pandemia, rosa lunghissima, quindi diciamo per essere all'esordio ho fatto già tutto, dai. Recuperi di partite, giocare mercoledì domenica. No, ma perché? Bello, guarda, io sinceramente io ho la fortuna di lavorare con Franco Gianmartino, che è un preparatore che ha fatto categorie importanti. Mi ha detto: Marco, neanche in Serie A succede una cosa del genere. Giocare per un mese e mezzo, domenica, mercoledì, Marco, non è impossibile farlo. E fortunatamente noi abbiamo una rosa lunga, però non è facile perché... Sai, è vero che giochi tanto, ma il problema principale, è vero della rosa lunga, il problema principale è perché ti alleni poco, lavori poco sul campo, non hai tempo di recuperare, quindi non è facile. Però dai, oramai sappiamo tutto quello che è successo, sappiamo che questa è una pandemia che ha colpito tutto il mondo, non solo qui il Pineto, quindi dobbiamo andare avanti, sappiamo che è difficile, però ho la rosa, una rosa importante per superare questo momento. Senti, tu sei partito, insomma... adesso stavamo parlando di giocare tanto ed è così, ma tu sei partito che praticamente non giocavi e non eri nemmeno andato in panchina per la prima volta. Come l'hai gestito questo periodo particolarissimo, che credo, insomma, io lo dico sempre, questo sarà l'anno in cui, no, ci fu quel tipo di episodio legato a un allenatore che è stato annunciato ma che praticamente non riesce ad esordire. Come hai gestito quel periodo? Non bene, perché avevo tanta voglia di partire, tanta voglia di esordire. Solo una volta siamo partiti, la prima settimana mi ricordo che sono subentrato dopo Castelfidardo, che la squadra aveva giocato di mercoledì, io sono subentrato di giovedì. Con Matese in casa non ho potuto giocare per casi di positività del giocatore del Matese. Poi ero in procinto di partire, ci si è messa la neve, dopo la neve è arrivato il Covid, diciamo dopo... Ho fatto l'esordio praticamente dal primo di... Io sono subentrato il 3 di febbraio, l'esordio mi sa, non mi ricordo bene, ma il 24 di marzo a Recanati, un mese e mezzo mentalmente non duri, perché alla fine ho avuto anche il tempo di lavorare con i ragazzi, con quel poco che avevo, perché la maggior parte erano tutti a casa in quarantena, però diciamo ho fatto un po' di pratica e dai, è andata bene. Alla fine è così. Prima di lasciarti anche, insomma, sotto le mani di Antonio e quelle di Lorenzo, che mi aiuteranno, insomma, in questo percorso, in questa chiacchierata con te, ti chiedo intanto di raccontarmi quella che è stata la partita ad Agnone. Noi abbiamo un po' anticipato, magari ci hai anche ascoltato prima del collegamento e prima di entrare con noi in onda. Cos'è successo, e ti dico se ti aspettavi di più e se ti ha sorpreso l'Olimpia Agnonese. Ma è normale che mi aspetto sempre di più, quando non si vince mi aspetto sempre di più, però c'è anche da dire che io ho ascoltato prima Lorenzo, io ho affrontato l'Agnonese, però non è l'Agnonese del girone di andata, è una squadra che ha cambiato molto, è una squadra sinceramente un'ottima squadra con un ottimo allenatore, sai, non abbiamo affrontato la gara, non abbiamo avuto un ottimo approccio. Siamo stati un po' sorpresi dall'approccio aggressivo dell'Agnonese, però sinceramente abbiamo avuto anche delle occasioni per fargli male, però siamo stati poco lucidi. Poi su quel campo sinceramente non è neanche facile, perché è un campo stretto, è un sintetico particolare, dico la sincera verità, perché non è nuova generazione, la palla rimbalza malissimo, praticamente a differenza degli altri sintetici è un sintetico pesante, che se non sei abituato a giocare lì sopra fai fatica. Mister, scusami se ti interrompo, perché sì, sotto c'è una gomma impressionante, c'è proprio gomma, il pallone assume una traiettoria diversa, perché cambia giro, viene ammortizzato, cambia giro e ti mette in difficoltà. Poi non voglio assolutamente
infierire sui ragazzi dell'Agnonese, perché secondo me il pari è stato meritato. Però è un brutto campo sotto tutti i punti di vista. Sì, è un brutto campo, però secondo me è normale che abbandaggiate l'Agnonese, perché lì si allena tutta la settimana. Claro. Però non è un alibi, perché l'Agnonese ha fatto un'ottima gara e sinceramente non mi ha sorpreso, perché io ho visto le loro ultime due partite, mi hanno fatto una grossa impressione, sia col Castelnuovo, ma sia con lo stesso Notaresco. È un'ottima squadra, è un peccato vederla lì giù, perché secondo me con questa rosa dall'inizio difficilmente vedevi l'Agnonese a 4 punti, ma secondo me era una di quelle squadre che si poteva salvare facilmente. Sì, è anche vero, insomma, che poi per costruire quella rosa e quell'11, diciamo, fra virgolette, ha dovuto lavorare molto sul mercato, ne abbiamo parlato tantissimo. No? Sì, ma si sono alternati diversi allenatori, si sono alternati diversi direttori, sì, poi alla fine sono alternati tantissimi giocatori. Io penso per esempio a Perpai, che era lì, è arrivato ad Agnone fino a dicembre e gennaio, ma adesso Perpai è al Castelfidardo. Quindi c'è stato sempre un giro di giocatori enorme. Agnonesi arrivavano 5 una settimana, 7 partivano, 8 arrivavano. È stato sempre un porto di mare, diciamo. Quindi... Antonio, è tutto tuo. No, io la mia curiosità era, ma a livello di gestione del gruppo, perché io qui parlai, quando si parlava di recuperi che doveva fare il Pinedo, all'epoca erano 8 partite, credo, 7-8 partite che doveva recuperare il Pinedo, io dissi, secondo me deve essere bravo il mister Pomante a ruotare i giocatori, perché non puoi pensare di dover giocare mercoledì e domenica sempre con gli stessi effettivi, ma una rotazione in modo da poter puntare anche a alcuni tipi di partite, cioè in alcune partite giocare con un tipo di giocatore e altri con altri. E ho visto, contento tra virgolette, che un po' l'ha fatto il mister, perché ho visto che mister, tu stai ruotando molti giocatori davanti, vedo Minicleri, Minozzi, Sernaz, poi c'è Arcelluti che ti è rientrato adesso, c'è una rotazione, anche lo fai anche a seconda dell'avversario come si schiera a livello difensivo? Sì, a seconda dell'avversario, ma anche sinceramente anche a seconda della fatica della partita precedente, perché non è facile. Io praticamente ogni partita alterno minimo 3-4 giocatori, ma anche a centrocampo, diciamo. Sono obbligato. Io la formazione la faccio il giorno prima, non la faccio neanche il giorno dopo, sai. Gioco per dirti il mercoledì, io giovedì e il venerdì devo lavorare in base ai ragazzi come hanno recuperato, perché in questo periodo la cosa principale, la cosa più importante è prevenire gli infortuni, e quando hai dei giocatori con qualche affaticamento, con qualche contrattura, sai, un conto, sai, quando giochi una volta alla settimana, giochi domenica e poi giochi la domenica dopo, un affaticamento in 3 giorni lo recuperi. Il problema è che se giochi la domenica e poi giochi il mercoledì, un affaticamento praticamente la partita dopo la superi, perché non vale la pena rischiare, perché in questa situazione la cosa principale è prevenire l'infortunio, e poi la formazione sono obbligato a cambiare. È vero che ho la fortuna di avere una rosa lunga e valida, però avrei dovuto fare lo stesso, perché è impossibile far giocare tutte queste partite ravvicinate a tutti, cioè agli stessi giocatori. No, anche perché io dicevo questo, perché avevamo l'esempio della Recanatese, che con Giampaolo, appena tornato dal Covid, fece le prime 3-4 partite dell'inizio, sempre con la stessa formazione, e andò moltissimo in difficoltà. Perse qui a Castelnuovo, perse la partita successiva per poi arrivare all'esonero. Quindi per quello io dicevo... Anche noi all'inizio, quando siamo partiti, le prime 3 partite non abbiamo fatto benissimo, anche se io ho ruotato tanto, ti dico la sincera verità. Il problema è che quando stai fermo un mese e mezzo, dove ti puoi allenare, però non puoi fare le partite, la condizione la perdi. E la condizione poi la trovi partita dopo partita, giocando sempre. Noi dopo la 4ª partita abbiamo iniziato, diciamo, a fare bene, a stare bene fisicamente, a giocare bene, diciamo, dai. Però all'inizio non è facile, perché quando io la Recanatese, se vi ricordate, è partita benissimo, ho fatto le prime 6 partite, mi ricordo 5 vittorie e 1 pareggio, poi è stata ferma un mese e mezzo e vediamo dove si trova la Recanatese. Non è facile, vi dico la verità, perché quando hai dei casi Covid e ce n'hai tanti, e non ti puoi allenare, poi 2 giorni ti alleni, poi il 3° giorno scopri altri 2 ragazzi positivi e devi stare 2 giorni fermo perché devi effettuare dei tamponi, poi quando ti alleni in 7-8, e poi quando devi ripartire non è che la Lega ti aspetta di far fare quelle 2 settimane, sai, diciamo, di preparazione, no, ti fa ripartire subito, e non è facile. Diciamo che per noi la preparazione sono state quelle 3-4 partite iniziali, Recanati, Tolentino, Giulianova. La condizione lì l'abbiamo trovata, perché in allenamento non è facile.
Marco, ti lascio a Lorenzo, poi insomma altre curiosità da soddisfare. Ma Lorenzo. Io a Marco gli rinnovo i complimenti perché ho seguito diverse partite, ma più che bene quella contro il Matese, sotto moltissimi punti di vista è stata una gara gestita bene, come diceva Antonio, soprattutto nei cambi, perché poi i nuovi entrati hanno deciso il match. Mister, considerato il Covid, considerati i recuperi, considerato il calendario così stretto, secondo te il Pineto quale margine di miglioramento può avere in percentuale? Cioè, è questo il massimo del Pineto? Ovviamente tecnicamente in alcune partite deve essere l'individualità a cambiare il match, ma a livello di prestazione atletica e tattica ormai hai trovato la quadra, più di questo non puoi fare? No, c'è sempre da migliorarsi. Ormai sulla questione atletica, Lorenzo, non ti so dire, perché come ti ho detto prima, non è mai successo una roba del genere, giocare, ma adesso da qui fino a fine campionato noi dovremo giocare 13 partite in un mese e mezzo, quindi non ti so dire come arriviamo fra 7 giorni, fra 7 partite. È normale che adesso fisicamente stiamo bene, sicuramente queste partite le affronteremo nel migliore dei modi. Però sinceramente da qua a 7 partite, a 8 partite non ti so dire, perché non è facile, perché guarda, non c'è stato mai una prova, cioè un esempio, capito? Un'altra squadra ha avuto la stessa condizione nostra. Dal punto di vista tecnico questa squadra può migliorare tanto. Qui ci sono giocatori di qualità, Lorenzo te l'ho detto anche dopo il Matese. È vero che hai la sensazione che manchi quel pizzico di cattiveria riferito alla tecnica, nel senso, spesso e volentieri si vedono palloni persi non perché il giocatore non ha il piede buono, ma perché evidentemente ha staccato un attimino il cervello. Io ho quella sensazione lì ogni tanto. Guarda, allora ti dico la sincera verità, se io sono subentrato a Pineto vuol dire qualcosina non andava. Questa è una rosa importante, una rosa costruita per fare bene. Vuol dire che io l'ho sempre detto e lo ripeto, questa rosa all'inizio quando sono arrivato io mentalmente era bloccatissima, perché come ho detto domenica dopo la partita col Matese, sono giocatori forti, però fino a un mese fa, un mese e mezzo fa, si pensavano che la partita in Serie D si vincevano le partite solo con il nome. Invece se non metti cattiveria, non metti agonismo, adesso parliamoci che in parole povere, se non si corre, se non si mette cattiveria, può essere forte quando ti pare, ma non vinci. È così. È normale che ogni tanto, però non è facile. Guardate, a giocare sempre, ogni tanto ci sta che mentalmente stacchi la spina. E secondo me anche la partita di mercoledì mentalmente un po' te l'ha fatto fare, perché sai, vedi anche la classifica, io poi ho dovuto fare un po' di cambi, 4-5 cambi in più, mentalmente ci sta. Io quello che mi sono arrabbiato con i ragazzi, più che altro ci sta partire male, ci sta sbagliare l'approccio, però dobbiamo reagire. Invece noi siamo stati un po' passivi, poco lucidi in fase di possesso, perché abbiamo avuto 3-4 occasioni per fargli male, abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, perché sinceramente anche non giocando benissimo le nostre occasioni le abbiamo avute. Però, come ho detto prima, l'Agnonese ha meritato il pareggio, anzi il secondo tempo ha rischiato anche di vincerla. Ecco Marco, io ti volevo chiedere, tu sei comunque intervenuto anche nella costruzione, no, del tuo Pineto, perché anche dal punto di vista, insomma, dei cambi, delle partenze, eccetera, eccetera, credo che insomma, tu abbia dato delle indicazioni ben precise, cioè che cosa ti premeva modificare rispetto a quello che tu hai appena detto, insomma, non funzionava e che ti ha portato in panchina poi. Ma sinceramente io quando sono subentrato e le mie idee in gioco, vedendo la rosa, giustamente mi sono dovuto adattare anche alla rosa che avevo, alla posizione degli under, dove avevo gli under, dove avevo il 2002, dove avevo il 2000. E io vi dico la sincera verità, quando sono arrivato, sono subentrato, la mia idea era quella di giocare 4-3-3, giocando con il 2002 alto a sinistra, e siccome la rosa non era, diciamo, al centrocampo non era completissima, la società mi ha preso due mezzali come Galeano e Baldinini. Poi il problema principale è stato il Covid, perché adesso non voglio fare nomi, però è normale che poi durante il Covid ho avuto degli infortuni, dei ragazzi soprattutto sugli esterni che non li potevo usare, non c'erano, quindi sono stati fermi e ho dovuto modificare la mia idea iniziale e sono dovuto passare a tre, spostando un 2003 nella difesa,
mi sono dovuto mettere 3-4-3, 3-4-2-1. All'inizio io volevo giocare, sinceramente ve lo dico, 4-3, perché avevo il 2002, avevo Verdesi, avevo Tamburiello e Del Mastro davanti. Poi giustamente c'è stato il Covid, qualcuno di questi ragazzi giustamente è risultato positivo e ho dovuto modificare tutto. Antonio, ancora? No, io avevo capito, cioè si era un po' intuito che lui volesse iniziare con un 4-3, credo anche Fioretti era fondamentale. Ah, è vero. Era Fioretti, era sì, fondamentale. Diciamo che io sono arrivato, Fioretti era arrivato da 2 giorni, poi dopo 2 settimane di allenamento si è rotto il crociato, quindi anche l'ulteriore, diciamo, sfortuna. Sfortuna, sì, no, per quello, perché con 4-3 Fioretti come punta centrale sarebbe stato un ottimo terminale, anche per quello che stava facendo a Rieti, era andato già quasi in doppia cifra, quindi con poche partite a Rieti. È stato sfortunato anche in questo il mister, è dovuto poi ricorrere ai ripari e cambiare, trovare un nuovo attaccante lì davanti. Hanno poi c'è anche dire che anche una società che alla fine si è messa a mia disposizione mi ha tra virgolette accontentato sul limite del potere, per quello che poteva fare mi ha accontentato. È normale che una volta che ci sono altre società che dopo un acquisto pesante come Fioretti ti si fa male, ti dice Marco adattati e cerca di adattare un giocatore che è rosa. Invece io ho una società importante che appena è successo l'infortunio di Fioretti mi ha dato subito l'opportunità di far arrivare Giacomo Romano, che oggi conosceva a Notaresco, cioè giocare insieme, e quindi alla fine diciamo che abbiamo sostituito Fioretti degnamente, diciamo, dai. Sì, anche perché col 4-3 avevi bisogno di un attaccante con quelle caratteristiche. Fuori Fioretti non credo che tu in rosa avevi un giocatore del genere in quel momento, prima di Romano, con le caratteristiche, no, di punta centrale. No, ma ti ripeto, il problema principale, ma a parte la punta, è stato il fatto degli esterni, perché poi io volevo giocare 4-3, avevo Bugaro e Ciarcelluti sugli esterni, avevo il 2002 l'esterno destro e il 2002 esterno sinistro. Però il problema è che Ciarcelluti mi si è strappato dopo 4 giorni di allenamento, è stato fermo 2 mesi. Bugaro mi si è infortunato e non avevo esterni. E sinceramente io poi, quando non ho, per dirti, non ho gli esterni, non voglio continuare a giocare 4-3 adattando altri giocatori, perché poi sinceramente la squadra poi non rende. E ho avuto la fortuna anche di avere, come ho detto prima, una rosa lunga. E c'erano dei giocatori validi che mi permettevano di giocare a 3 dietro e fortunatamente adesso sta andando bene. Ancora a Lorenzo. Ah, io al mister, vabbè, non voglio anticipare mosse perché secondo me da Campobasso ci ascoltano, ma in base agli incontri visti, ma faccio riferimento soprattutto a Giulianova e Pastese, dove il Campobasso non è riuscito a portare a casa la vittoria, mister, è questa la squadra dove bisogna un po' adattarsi, nel senso cambiare il vestito ed adeguarsi a quelle che potrebbero essere i punti deboli del Campobasso, che quando trova una squadra che si chiude bene difficilmente sfonda? Sì, è vero, ma c'è anche da dire che tu te la vuoi giocare, proprio... sono d'accordo, però ecco, no, ma devi fare per portare via dei punti al Campobasso, devi fare una partita intelligente. È normale che dobbiamo cercare in tutti i modi di limitare i loro punti forti, perché giocatori come Esposito, Cogliati, Bonta, ma lo stesso Vitali 2002, esterno alto a destra, è un giocatore forte, sì, giocatore forte, giocatore forte. È normale, dobbiamo essere bravi a limitare il campo basso, però secondo me anche il campo basso deve essere bravo a limitare noi, perché noi sinceramente, come ho detto sempre, noi siamo un'ottima squadra e che possiamo fare ancora molto meglio. E poi come andare a giocare lì a Campobasso, se giocarmela, se andarle a prendere gli altri, stare bassi, e lo sto ancora vedendo, sinceramente ci sto pensando, però io sono dell'idea che le partite vanno giocate con intelligenza, e con intelligenza non vuol dire non rischiare nulla e far giocare solo il Campobasso. Con intelligenza vuol dire cercare di sfruttare le nostre armi migliori e cercare di sfruttare i loro errori, che anche se è una squadra che è prima in classifica, è una squadra forte, perché non ci dimentichiamo che il Campobasso è una squadra che per 8 undicesimi è una squadra che è 2 anni che gioca insieme, anzi ci sono 4-5 ragazzi che stavano a Notaresco con Cudini, quindi diciamo che è una squadra che gioca a memoria, se li vedete gioca bene, secondo me è la migliore del girone, però è una squadra che come ha dei pregi, anche dei difetti, e noi dobbiamo essere bravi questi difetti a farli vedere.
La senti sostanzialmente come una prova di maturità questa gara con il Campobasso, che forse, insomma, quella, anzi togliamo il forse, quella più importante, no? Dal punto di vista dell'affrontare una grande e del misurarsi con la vostra qualità contrapposta a quella del Campobasso? È una prova di maturità questa? Sì, un po' sì, è normale quando vai a affrontare la prima in classifica. Hai tutta la voglia per fare bene, tutta la voglia di dimostrare che non sei da meno. E come ho detto prima, questa è una rosa, la rosa del Pineto, che inizio anno era costruita per vincere il campionato. Poi sono successe tante cose negative, dalla pandemia, da risultati negativi che hanno portato il Pineto in questa classifica. Però secondo me io ho una rosa valida che se la può giocare col Campobasso. Non ti dico che è la partita più importante, però è normale che vai a affrontare la prima in classifica, puoi fare bene perché io sono convinto dei miei giocatori, sono convinto della mia squadra e sono convinto che noi possiamo andare a Campobasso a fare una grossa partita. Tra l'altro, Antonio, c'è anche questa caratteristica in questo calendario, cioè che il Pineto sostanzialmente andrà un po' a decidere le sorti, no? Andando anche ad incontrare adesso anche il Castelnuovo, che ha i tempi quando questa soluzione si è materializzata, aveva un altro tipo di concretezza in classifica, ora non lo ha. Però ora il Campobasso e poi tra qualche giorno il Notaresco. Avrà anche, insomma, no, il lago, lo dicevamo qui la settimana scorsa, vedendo come erano stati ristrutturati i recuperi, il Campobasso è il lago della bilancia, il Pineto è il lago della bilancia di questo campionato, perché in pochi giorni affronterà sia Campobasso che Notaresco, poi successivamente Castelnuovo, che è la quarta in classifica. Quindi per loro sarà un banco di prova per tutte e tre le partite. Sicuramente il mister l'avrebbe potuto affrontare in maniera diversa, ossia nei momenti in cui dovevano capitare all'epoca, sarebbe stato meglio, perché avrebbe diluito questi impegni, certo, nel tempo, non averli uno dietro l'altro con la fatica già accumulata da altre molte più partite sulle gambe in questo ultimo periodo, il Pineto rispetto al Campobasso, Notaresco e Castelnuovo. E quindi sì, potrebbe essere il lago della bilancia di questo campionato. Marco, vi tocca anche questo, no? Cioè quello di sostanzialmente andare a decidere le sorti di questo campionato. Ah vabbè, io sinceramente non ci sto pensando, lo sappiamo, siamo consapevoli che è normale, in tre giorni affrontiamo le prime, il Castelnuovo adesso no, però io penso che da qua alla fine si giocheranno il campionato Campobasso e Notaresco, e quindi siamo consapevoli, in questi tre giorni affrontiamo le prime due della classe, speriamo di togliere punti a tutte e due. Noi dobbiamo pensare al nostro cammino, dobbiamo pensare che da qua alla fine dobbiamo fare più punti possibili. Sarà difficile perché, come ho detto prima, da domenica giocheremo quasi sempre, quindi è dura. C'è anche da dire che anche la Lega non ci sta aiutando, perché non solo ci ha messo i recuperi, poi nelle ultime tre giornate di campionato ha messo anche un turno infrasettimanale, sembra che lo fanno apposta, capito? Quella è la cosa che fa arrabbiare. In effetti l'ultima modifica ha aggravato ancora di più, insomma, quella. Cioè, io posso capire che dobbiamo recuperare, perché siamo stati fortunati, abbiamo avuto dei ragazzi positivi, è anche giusto recuperare queste partite e fare tante partite ravvicinate. Però almeno fare, noi da prendere qui alla fine non faremo più una settimana tipo, per farvi capire. E non è facile. Io quello dicevo, che almeno le ultime tre giornate, tanto negli ultimi anni i playoff di Serie D si giocano solo nel proprio girone, capito? Il girone F fanno semifinale e finale, il girone G semifinale e finale, quindi se il girone F quest'anno, che è un campionato anomalo per tutti i gironi, finiva una settimana dopo, penso che non sarebbe successo nulla. Quello io non capisco perché la Lega ha dovuto mettere questi turni infrasettimanali alla fine, che non so il motivo, però si poteva anche posticipare di una settimana, o meglio, facevi finire tutti i recuperi e poi facevi ripartire il campionato, perché sai, adesso non è facile, perché tu vai a affrontare, per dirti, il Notaresco, che ha 15 giorni di riposo, e vai a affrontare fra due settimane. Mister, hai affrontato l'Agnonese, che è lo stesso discorso, insomma, sì, che era ferma da un po'. Sì, però però ti dico, lì ci poteva stare che, ma guarda, io l'Agnonese dico, per l'Agnonese non era neanche facile, perché stare fermo un mese e mezzo sinceramente non è che hanno avuto un grosso vantaggio, dico la sincera verità. Lo dico, sì, però mister, scusami la provocazione, prima hai citato i rinvii, Covid, hai messo anche la neve, forse quella neve si poteva anche spostare, però perché insomma, qual è quella di Campobasso o di Agnone? Quella di Agnone. Ah, quella sicuramente. Ecco.
quella sicuramente. Perché, insomma, poi è normale che qualcuno ci specula sopra, no? Però ci sono delle partite rinviate per maltempo. Ma guarda, all'inizio non ha fatto nemmeno il foro con inizio campionato. Ma adesso il protocollo è cambiato, ma inizio campionato c'è gente che faceva sospendere le partite, rinviare le partite per un presunto positivo di uno zio lontano, capito? Adesso il protocollo è cambiato, quindi se vogliamo parlare, vogliamo dire tutta. Adesso meno male il protocollo è cambiato, quindi prima di sospendere una partita avere almeno 3 positivi. Quindi, ma prima inizio campionato, c'era un'andata, c'era gente che sospendeva le partite perché era positivo l'autista del settore giovanile. Sì, ma voglio arrivare proprio a dire questo. Tra l'altro voi, mister, se non erro, potevate già ripartire da qualche settimana rispetto a quella poi effettiva, ma avevate tutti i portieri. Quello è il problema. Io volevo riniziare, dico la sincera, non avevate il portiere. Io la settimana della Vastese volevo riniziare, anche se avevo dei casi. Poi il problema è che ho avuto tutti e tre i portieri positivi. Non avevo il 2009, mi disse qualcuno. Il 2005. 2005. Chiaramente come partita di soldi, no, tutto il rispetto del 2005, però dai. Beh, sì, dai, un po' esagerato lo era. Col ciuccio in bocca, come si dice in gergo. Ti sei però posto un obiettivo alla fine di questo Tour de Force? Cioè dove ti vedi nella tua testa e soprattutto la squadra che cosa ti trasmette dal punto di vista del percorso da andare a raggiungere? So che è inevitabile, insomma, mettersi lì e giocarsela giornata dopo giornata, mi sembra piuttosto, insomma, ovvio, ma tu un obiettivo in testa ce l'hai per questo Pinetto? Ma guardi, io come allenatore non mi posso porre obiettivi di classifica, perché l'obiettivo di un allenatore, secondo me, per tutto è a fine campionato, è vedere se che obiettivo ha raggiunto a livello di crescita della squadra, sul gioco, sulla crescita dei singoli giocatori. È normale che adesso pormi degli obiettivi. Questa è una squadra, come ho detto prima, una squadra forte, una squadra che è in grado di, da qui alla fine, di fare tanti 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 punti, però c'è l'incognita di tutti questi recuperi, c'è l'incognita di giocare tutte le settimane, 3 partite alla settimana, e quindi non è facile. Però questa è una squadra che può fare tanto, ti dico la sincera verità, ma a parte l'allenatore, a parte la società, questa è una rosa forte, non mi nascondo, però c'è l'incognita campionato, l'incognita partite ravvicinate. Però io da loro mi aspetto tanto, mi aspetto di arrivare più in alto possibile. Ci proiettiamo un attimo sul futuro. Questo lavoro è un lavoro propedeutico anche a quella che è la prossima stagione, che ti vedrà, no, con ogni probabilità, sedere sulla panchina del Pineto per una stagione diversa da cui ti porti, insomma, però questa esperienza. Occhio che sta cercando il ferro, Marco. Questo sta cercando il ferro. Questo lo dite voi, io non si. Il fazzoletto sta cercando il ferro. Io l'ho buttata lì, no? Nel senso che. Questo lo dite voi, no, a parte gli scherzi. Io devo pensare a finire bene questo campionato, poi. La società deve decidere, il presidente in primis, lui sa cosa deve fare, cosa vuole. Io devo pensare a fare bene quest'anno, come ho detto prima, devo cercare di far crescere il più possibile questi ragazzi. Questa è una squadra forte, devo cercare di fare bene. Poi per l'anno prossimo non ci sto pensando, ho tanti pensieri adesso, ma per l'anno prossimo è ancora presto. Poi deve fare 6 recuperi, fa 18 punti con 33, 51, si mette secondo in classifica, col secondo posto la conferma è certa, no? Da quel punto di vista. Lorenzo, prima di chiudere. No, guarda, gli tiro fuori un argomento forse poco piacevole, che però dà il significato della sua forza nel gruppo. Qualche settimana fa stavano arrivando voci particolari, poi pare che il gruppo, la squadra, abbia fatto quadrato sul tuo nome. Io non so se tu me lo puoi confermare, se non me lo confermi lo accetto lo stesso, però ecco, hai toccato quel pulsante giusto quando all'inizio dicevi, appunto, devo andare a stimolare i ragazzi. In questo ci sei riuscito. Oggi forse non mi hai visto, però mi va di spiare, è una scena bellissima, i ragazzi a fare calcio tennis sorridenti e lui solo soletto, ma è stata una solitudine piacevole, perché a piazzare i cinesini in mezzo al campo, e credo che almeno sotto l'aspetto dell'armonia Pomante abbia dato qualcosa. Però ecco, qualche settimana fa è arrivato qualche spifforo e i giocatori hanno alzato gli scudi.
Marco, ti devo rispondere? Beh, sì. Se vuoi, non è un ti puoi valere della facoltà di non rispondere. Sì. Era lì poco io parte. Sono contento di quello che stanno facendo adesso i ragazzi, di quello che stanno facendo, però quello che è successo un mese fa, guarda, ma non è proprio così, però sono contento di quello che stanno facendo i ragazzi, devo pensare però, quel pulsante l'hai toccato, l'hai schiacciato bene, insomma. Ma i risultati parlano da soli, è normale che questo che ho detto prima, una squadra che mentalmente era battuta. Io ho avuto la fortuna di subentrare in una rosa dove 40-50% dei giocatori sono stati miei compagni di squadra, quindi già li conoscevo. Io conoscevo loro e loro conoscevano me. Spesso è difficile allenarmi. Questo sì, ti ha però aiutato. Io questo è il mio carattere, io anche da giocatore non guardavo in faccia a nessuno, sai, per me sono dei giocatori dentro lo spogliatoio, in mezzo al campo, fuori dal campo sono dei miei amici, loro se mi conoscono bene sanno che io sono fatto così, io non guardo in faccia a nessuno, guarda, dico, allora io sono fatto così e vado avanti tra virgolette per ma forse strada. Apprezzano proprio questo, perché Ciarcelluti, se non erro, ha detto proprio questo in settimana, che quando c'è bisogno del bastone c'è il bastone, poi ogni tanto arriva il momento della calotta. Diciamo che io bastono più i miei amici che gli altri. Perché da loro mi aspetto molto, ma molto di più, diciamo. E questo è un bel messaggio che hai lanciato. Quanto ti stai portando del Pomante calciatore dentro questa prima avventura da allenatore? Per adesso tanto, perché ti dico la sincerità, sto facendo allenatore, però un po' mi sento ancora giocatore, questo un po' mi sta aiutando, perché fino a 6 mesi fa, 7 mesi fa io stavo dentro lo spogliatoio come questi ragazzi, e quindi so come pensano, so quando pensano male, so quando non pensano bene, quindi per adesso sono fortunato, perché, lasciami il termine, mi sento uno di loro, capito? Sono ancora, tra virgolette, metà giocatore e metà allenatore, perché prima di diventare un allenatore vero ne devo fare di strada, non fare di esperienza. È vero che, diciamo, in 3 mesi sto passando di tutti i colori. Sì, però... hai iniziato con una cosa storica. Insomma... Manca la quarta guerra mondiale, poi ci sta tutto qua. Le cavallette. Antonio, non so se vuoi aggiungere. No, io volevo fare una battuta sempre al mister, lo farò una battuta. Quanta voglia avresti domenica di scendere in campo e fare il terzo centrale? Secondo me. Ogni tanto sta voglia mi viene. Ogni tanto pure quando faccio partitelle con i ragazzi, la squadra fa la partitella finale, manca qualcuno, mi viene voglia di buttarmi dentro. Poi non lo faccio, perché poi faccio ricredere qualche giocatore e dice: cazzo, il mister è più forte di me, quindi siccome mi sento ancora bene fisicamente. No, scherzo, a parte scherzi. Normale, la voglia c'è tanta, però questo lavoro di allenatore mi stimola tantissimo, lo faccio con passione, sinceramente. Guarda, mi ha fatto l'anno scorso, quando mi ha chiamato durante la pandemia, mi ha chiamato il presidente Brocco, mi ha detto: Marco, vuoi venire a Pineto a fare allenatore della Juniores? Ho accettato volentieri, e sinceramente forse mi ha aiutato anche la pandemia a smettere, perché fisicamente stavo bene, potevo fare altri 2 anni in questa categoria, ti dico la sincera verità. Però siccome il mio obiettivo, una volta smesso la carriera da giocatore, è quella di allenare, sai, poi partire in una società così solida come il Pineto era importante, ho accettato subito e lo faccio con voglia. Io vado al campo a mezzogiorno, me ne vado la sera alle 7, torno a casa, io finisco adesso trasmissione con voi, mi devo guardare 3-4 partite del campo basso e lo faccio con passione. Io gioco a calcio da quando ho 15 anni e so fare solo quello. Io faccio sempre le battute ai miei compagni di squadra, cioè ai miei giocatori, al mio staff. A me mia moglie, se mi dà una lampadina in mano, mi dice: Marco, ma accendimi, mettimi la lampadina, e non lo so fare. Se mi dice: Marco, prendi il pallone, vai, prendi una lavagna, fammi uno schema, è tutto, diciamo che mi viene facile, perché da quando sono nato faccio quello. Quindi Marco, scusami, sotto Covid, se non ricordo male, avete fatto un challenge l'anno scorso bellissimo. Sì, Lorema, per mettere la palla lì dentro a quel cesto. Quante prove hai fatto? 3 ore e mezza ci ho messo. Capito? Vedi, mio figlio non ce la faceva più. È stata una quarantena anche quella. E tuo figlio diceva: vabbè, papà faceva il difensore, faceva. Quindi... Bravo. Ci stava Sansovini con un colpo solo. Sì, io minimo una giornata e mezza. Io sono partito alle 10 del mattino, 5 del pomeriggio ho messo la palla lì dentro. Vedi che le TV servono, perché poi fanno il montaggio e accorciano, capito? Infatti tutti quanti: Marco, che piedino, invece... Tutta finzione. No, il bello, insomma, è che poi quando cominciamo
queste trasmissioni, diciamo, vabbè, poi a un certo punto arriviamo fino a quel minuto lì e in realtà... Pensavi di annoiarti, vero Luigi? No, annoiarmi no, ma insomma, la storia di questa trasmissione... No, perché all'inizio ho detto accorciamo, invece adesso è ora di cena. Di chi l'ha fatta, insomma, sa di puntate in cui insomma, ci siamo barcaminati praticamente sul nulla, lo dico con grande onestà, però insomma, questo mestiere ci tocca fare e lo facciamo, no? Lo facciamo in un certo modo. Vedi? Posso fare l'ultima domanda a Marco? Questa come no? Assolutamente sì, a questo punto sì. C'è un giocatore che hai rivalutato nel vederlo dalla panchina piuttosto che dal campo? In generale, non solo del Pinedo, perché credo che poi la prospettiva cambi di molto. Ma dei giocatori che ho io? Ma in generale, se hai visto un giocatore che hai avuto come avversario e poi l'hai affrontato da avversario ma come allenatore che ti ha fatto cambiare idea in positivo. Io ti dico, cioè, quando sono arrivato ti parlo del mio giocatore, ti parlo di Simone Menincleri. Sono arrivato la prima settimana, sinceramente forse perché non stava bene fisicamente, non mi aveva fatto una grossa impressione, infatti era uno di quei giocatori che era in uscita. Poi sinceramente dopo 7 giorni sono andato da lui e ho detto, per me sei il giocatore più forte della rosa, giocatore forte, ti dico la sincera verità. Sì. È normale che quando sono arrivato io stava al 30% delle sue potenzialità. Adesso è un giocatore che viene da un infortunio importante di un anno e mezzo fa, però è un giocatore che in questa categoria fa la differenza. Non lo vedete in questo campionato, che è un campionato anomalo, perché è normale. No, non la merita la Serie D. Ma no, non la merita, no. Ma non la merita lo stesso Minnozzi. Ma sai quanti giocatori? Questo è un campionato anomalo. Secondo me non puoi guardare questo campionato per giudicare un giocatore, perché soprattutto quello che stiamo facendo noi, giocare sempre, per dirti, un giocatore come Menincleri, un giocatore come Cernaz, sono obbligati a alternarli. Sono obbligato a alternarli perché sono giocatori che... punto di vista tecnico sono fenomenali, ma dal punto di vista fisico giustamente vanno gestiti. Bene, chiudiamo qua. Lorenzo, se ancora io ti lascio bello tranquillo. Gli ho fatto quella cattiva, gli ho fatto anche quella un po' più dolce. No, l'unico rimpianto, secondo me, l'unico rimpianto di Pomante, con tutto rispetto... ancora non è giudicabile come allenatore, ma non perché non ha fatto vedere, anzi, ma perché purtroppo questi stop non ti permettono di dare un voto. E poi come prima esperienza fa ancora più male, io lo immagino in quel mese e mezzo ad aspettare l'esordio. Poi tra l'altro queste sono situazioni dove non puoi fare nemmeno l'amichevole, o fai l'amichevole tra compagni, ma non puoi nemmeno giudicare il tuo lavoro perché non hai i mezzi per farlo. Quindi forse questo è l'unico rimpianto. Lui secondo me sognava un esordio diverso, ovviamente. Spero che la conclusione sia positiva. È stato un paradosso, insomma, diciamo che questo io come a memoria mia un esordio in questo modo non l'ho visto fare praticamente a nessuno. Marco, grazie davvero di questa chiacchierata. Come vedi, insomma, questo è il clima della nostra trasmissione, questo resterà, questo abbiamo fatto, insomma, per tutta la stagione, una chiacchierata su quello che è il campionato, questo campionato strano, che di strano ha avuto anche la tua storia dell'esordio. Ti auguro davvero tutto il meglio, non mi avventuro in nessun tipo di cosa particolare, e ovviamente continueremo a raccontare la stagione e la stagione del Pineto, cioè, stiamo per iniziare questo gran periodo. Grazie a Marco Pomante. Grazie a voi. Grazie. Buona serata. Grazie. Ciao, a Lorenzo. Ciao mister. No, scusa. Allora, se mi aspettate chiudo la trasmissione, poi ce ne andiamo tutti insieme. Grazie. Grazie a Lorenzo. A Lorenzo, grazie Valeriani. A te Luigi, un preziosissimo, davvero. Grazie di cuore e grazie per la seconda settimana consecutiva ad Antonio Paolo. Grazie a voi, un saluto a Lorenzo. E grazie a voi di averci seguito anche in questa puntata numero 28, che si rinnoverà, diventerà 29 la prossima settimana, venerdì alle 21. Grazie, arrivederci.
Vaccino anti-Covid-19. Ora prenotare è più facile. Se rientri in una delle categorie abilitate, vai sul sito vaccinicovid.gov.it oppure chiama il numero verde 800 00 99 66. Puoi utilizzare anche uno dei tanti sportelli Postamat o chiedere al tuo portalettere. Potrai scegliere il giorno e l'ora in cui vaccinarti in uno dei 5 centri dell'ASL: Teramo, Atri, Colonnella, Giulianova e Montefino. Ora prenotare è più facile. Sanic, dispositivi medici e di protezione individuale per il contrasto e il contenimento del Covid-19. Vendita a titolare di partita IVA di termometro frontale a infrarossi no contact, saturimetro, pulsossimetro, guanti in nitrile, gel disinfettanti, mascherine chirurgiche oppure FFP2, scudo facciale e occhiale protettivo. Tutti i prodotti sono a norma e certificati CE. Sanic. Lo studio medico Medea di Teramo ti offre tutte le soluzioni di medicina e chirurgia estetica per viso e corpo. Trattamenti anti-aging, filler per i volumi del viso e delle labbra, botox per il trattamento delle rughe e dell'eccessiva sudorazione, protocolli personalizzati per la cura dell'acne e dei suoi esiti cicatriziali, della cuperosa e delle macchie cutanee, peeling e innovativi prodotti biostimolanti per la cura dell'invecchiamento cutaneo e della caduta dei capelli. Presso lo studio medico Medea trovi anche efficaci soluzioni per il dimagrimento localizzato e la cellulite, smagliature, capillari ed altri inestetismi del corpo. Chiama il nostro numero verde e prenota la tua consulenza gratuita. Studio Medico Medea, 30 anni di esperienza per la tua bellezza.